Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Castle Trumps. Nel video di oggi, come potete vedere, ho questi due scatolozzi, uno e l'altro è qui sotto, non so se si vede, ma direi di sì, che mi ha mandato strumentimusicali.net. In queste scatole c'è una batteria, ovviamente, una Pearl Roadshow, e oggi voglio spiegarvi quelle caratteristiche, quelle cose a cui dovete fare attenzione nel momento in cui andate a comprare la vostra prima batteria. Questo è un video per principianti, diciamo, anche se questa batteria vedremo poi che può funzionare anche come magari batteria in più. Penso ad esempio agli insegnanti di batteria che hanno bisogno di una batteria economica con già tutto all'interno da prendere, montare e far suonare agli allievi. Quindi non è solamente un video sulla prima batteria, è un video sulla prima batteria, ma principalmente sulla batteria, diciamo, economica, una tra le batterie migliori economiche. Ho già fatto alcuni video sulle batterie, sulle prime batterie, sulle batterie economiche, vi lascio alcuni video qui sotto, così almeno potete vedere. Ho fatto la batteria di tamburo, ho fatto una batteria di Mapex, la Tornado, oggi faccio questa qua di Pearl e vado a vedere come funziona. Quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando, andate sul sito Castle Trumps dove trovate tutti i corsi e tutto quanto. Grazie strumentimusicali.net per avermi mandato questa batteria, noi mandiamo la sigla e poi partiamo. Allora, in realtà vi ho un po' burlato perché all'interno di questi scatoloni non c'è nulla, perché se io vado a spostare gli scatoloni la batteria è già lì dietro, è già montata. Non sono stato a farvi vedere la questione montaggio, che devo dire che è super semplice ed è una cosa comunque già da tenere in considerazione. Magari mi sposto un pochettino. Nel momento in cui andate a comprare una batteria, soprattutto la prima batteria, perché io mi ricordo quando ho cominciato a montare la mia prima batteria è stato un disastro, ho montato tutto al contrario e quindi è stato un problema. Mi raccomando, una batteria come ad esempio questa qua, super semplice da montare. Tra l'altro, se non sbaglio, ci sono anche le istruzioni. Eccole qua, le istruzioni sono in giapponese, ma ci sono anche in inglese, quindi vi spiega bene tutto come montare la batteria. Secondo me molto 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 utile, perché all'inizio appunto non è così semplice. Questo cos'è? Niente, gadget vari. E allora, che batteria ho scelto per il video di oggi? Allora, la batteria, come vi ho detto, è una Pearl Roadshow, ma con dimensioni diverse dal solito, perché le dimensioni sono cassa da 20, tom da 10, 12 e timpano da 14, rullante da 14 pollici, quindi una batteria un po' più piccola del solito. La mia prima batteria era 22, 12, 13, 16 ed era un problema perché era tanto grande e soprattutto i tom rimanevano molto in alto, erano difficili da suonare agilmente. Invece con cassa da 20, tom da 10 e 12, abbiamo tutto più basso, o comunque abbiamo la possibilità di decidere noi l'altezza. Non sottovalutate la cassa da 20, perché è una cassa che funziona molto bene ed è super versatile. Siamo abituati a sentire sempre le 22, a vedere sempre le 22, ma in realtà la cassa da 20 non è niente male. Cominciamo a sentire la cassa come suona, ve la faccio sentire con tutta la batteria e anche da sola. Poi, oltre alle dimensioni, una cosa importante che vi ho già un po' detto è cosa ti danno nel momento in cui compri la batteria. Qui ti danno tutto, dai fusti ai piatti. Dopo parleremo bene anche dei piatti, perché non sono proprio Pearl, ma sono comunque all'interno della batteria, nel pacchetto della batteria che vi lascio in descrizione. Comunque di prima vi ho detto delle dimensioni, ma ci sono varie dimensioni di Roadshow, quindi ve le lascio tutte qui sotto in descrizione. E vi dicevo, vi danno tutto, rullante, tamburi, piatti, aste, perché all'interno abbiamo un'asta normale, quindi un'asta dritta, un'asta a giraffa, che è quella che utilizzo in questo momento per il ride,
e soprattutto anche asta Charleston e pedale della cassa. Quindi vi danno veramente tutto, ma non è finita qua, perché oltre al pedale della cassa c'è anche il pedale del Charleston, c'è anche lo sgabello, che non è uno sgabello super comodissimo, eccetera, ah, che bello che è, però intanto c'è lo sgabello, e più che altro le prende sono qua, ci sono una, le altre le ho usate, due paia di bacchette e il portabacchette, raga, il portabacchette con tasca, con la possibilità di attaccarlo al timpano. Quindi la cosa che mi piace è che non lasciano nulla al caso, nel senso che c'è tutto. Ovviamente abbiamo poi anche i blocchetti dei Tom, questi due blocchetti qua nelle meccaniche, che comunque devono esserci e non li dobbiamo prendere a parte, ogni tanto capita, ma qui la figata è che c'è tutto, tutto quanto, e mi piace veramente questa cosa. Ok, ti arrivano i pacchi con la batteria e tu non devi più pensare a nulla, ti basta un tappeto, ma che va bene qualsiasi tappeto, soprattutto all'inizio, e poi in quegli scatoloni, in questi scatoloni hai tutto quanto, tutto quello che ti serve. La batteria, come avete visto, suona di brutto. Io penso sempre a me del passato, quando ho preso la mia batteria, che c'era questa batteria che era difficile da raccordare, era gigante, quindi era troppo grossa, era, i legni erano dei legni un po' presi di scarto, eccetera, e adesso non è più così e si sente, soprattutto per quanto riguarda il suono, perché questa batteria è completamente in pioppo e soprattutto è semplice da accordare. Devo dire che il rullante è da tenere un pochino più in alto di intonazione, perché altrimenti l'unico problema che ha è che se lo lasciamo basso di intonazione rischiamo di perdere poi un po' la tensione della cordiera. Probabilmente è solo da tirare un pochettino di più, è l'unico contro che ha il rullante, ma se lo teniamo a una tensione un po' più su, un po' più elevata, come piace tanto di solito a chi comincia a suonare la batteria, suona veramente molto bene ed è super sensibile. Sentite qua. Per il resto, appunto, avete già sentito i Tom suonati nel brano di prima, che comunque era mixato, quindi avete avuto la possibilità di sentire il suono della batteria finito, tra virgolette. Poi ricordo sempre che io non sono un fonico, quindi mixo fino al massimo delle mie potenzialità, ma comunque sentite che suono che si riesce a tirare fuori. Facciamo così, vi faccio sentire la batteria, così ve la faccio sentire in tutte le sfaccettature, senza canzone, vi faccio sentire la canzone ma senza canzone e senza mix della batteria. In questo modo potete ascoltare bene come suona la batteria senza il mix, proprio presa direttamente dai microfoni. Quindi, senza mix, come avete potuto sentire, suona di brutto. I Tom non sono troppo mille armoniche, mille note che vanno in giro, sono abbastanza secchi. La cassa, raga, suona di brutto, questo ve l'ho già detto, ma anche perché Pearl, ragazzi, sulle casse vince sempre di brutto, anche sulla cassa da 20, devo dire, molto bella, già col buco, tra l'altro, la pelle della cassa veniva già col buco. Gli ho messo giusto una coperta dentro e suona veramente molto bene.
Invece, per quanto riguarda i piatti, come vi dicevo all'inizio praticamente del video, c'è già un set di piatti compreso all'interno della batteria. I piatti non sono Pearl, è una collaborazione tra Sabian e Pearl, in cui appunto nel momento in cui comprate questa batteria avete tre piatti, Ride, Crash e Charleston, Solar di Sabian. Quindi sono dei piatti, devo dire che non sono male, ovviamente sono dei piatti per iniziare, poi potrebbero essere la prima cosa che poi un batterista acquista successivamente e magari prende qualcosa di un po' più, come si dice, un po' più prestante, ma devo dire che non sono niente male, nel senso sono dei piatti, tante volte con le batterie, le prime batterie danno dei piatti che gli tiri due colpi e si storgono. Questi invece sono dei piatti già veri, quindi sono dei piatti che funzionano bene, hanno un bel suono, hanno molto volume, devo dire, e quindi mi sono piaciuti rimanendo ovviamente nella fascia di prezzo economica. Ve li faccio sentire. Come vi ho detto, ci sono Charleston, Crash da 16? Sì, Crash da 16, non ricordavo più se 16, 18, ma 16, e Ride da 20. Quindi ragazzi, con questo il video può finire qua, spero vi sia stato utile se state cercando la vostra prima batteria, oppure come dicevo all'inizio del video, se magari suonate già, insegnate eccetera, avete bisogno di una batteria aggiuntiva perché magari nelle vostre lezioni volete avere due batterie, quindi avete la vostra e state cercando una seconda batteria da spendere poco ma che funzioni bene, devo dire che questa batteria qua, questa Roadshow di Pearl, mi è piaciuta veramente molto. Poi la finitura è molto carina, molto rabbiosa, devo dire questo è molto rabbioso, devo dire questo nero, e quindi veramente ottima batteria, complimenti a Pearl per quello che ha tirato fuori, perché come al solito sempre super affidabile come marchio. Un'ultima considerazione che voglio farvi è questa, che è una cosa che in realtà dico spesso a chi mi scrive, e cioè quando comprate una batteria, se avete la possibilità, non spendete troppo poco. Cosa vuol dire? Vuol dire che esistono batterie anche da 150-200 euro nuove. Il problema è questo, che le comprate, funzionano, vanno, suonano. Il problema è che nel momento in cui cominciate poi a suonare un po' meglio, sentite le mancanze che hanno queste batterie super 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 economiche, un po' per il legno, un po' per le meccaniche, un po' per tutto. Vi consiglio appunto, se avete la possibilità, ma è un consiglio completamente personale, di spendere magari un filino di più e comprare una batteria come ad esempio questa Pearl Roadshow, che appunto costa un po' di più delle altre, ma vi tenete alla fine a vita, nel senso che magari farete anche a un certo punto un level up perché avrete bisogno di una batteria più performante, più bella, ma questa continuerete a tenerla perché le meccaniche comunque sono buone, quindi continuano a funzionare, i legni non sono legni a caso ma è pioppo, quindi continua anche lui a suonare bene, gli cambiate le pelli e questa torna come nuova, quindi il suono è decisamente buono, con la cassa da 20 e tom da 10, 12, 14 avete la possibilità anche di portarla sia nei locali sia live dei palchi, quindi è molto versatile, devo dire. Infatti ho scelto questa con la cassa da 20 perché mi stuzzicava abbastanza, volevo provarla, e soprattutto per portare qualcosa di diverso e non la solita 22. Io devo dire che se tornassi indietro, dovessi comprare la mia prima batteria,
avendo in testa un po' però le batterie, come funzionano, eccetera, i suoni e le grandezze, probabilmente starei su una cassa da 20, anche perché in tutto questo fa anche un po' meno rumore, tra virgolette, quindi suona un po' meno e disturba un po' meno e non ci spacchiamo i timpani. Ma detto questo, quindi questa considerazione personale, pensateci, ovviamente poi dipende dal vostro budget e dipende se avete la possibilità. Con questo, ragazzi, il video può finire qua. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato questa batteria che non avevo mai provato, o forse ne avevo provata una, credo ancora di quelle più vecchie di Rochow, che non mi aveva fatto impazzire. Questa hanno fatto negli ultimi anni, probabilmente hanno fatto un bel po' di miglioramenti, e adesso hanno fatto una batteria economica che però funziona bene, che suona bene. Quindi complimenti ancora a Pearl, grazie ancora a strumentimusicali.net. Io vi ricordo che qui sotto in descrizione, oltre al link per questa batteria, per vedere questa batteria, per vedere anche tutte le altre configurazioni che ha, vi lascio anche i video sulle altre batterie economiche che ho provato, per darvi un'idea e per poter scegliere se state scegliendo la vostra prima batteria. E basta, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito Custom Drums se vi piace il mio modo di spiegare, dove lì ci sono tutti i corsi, i tutorial graduali, eccetera eccetera, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.